Ora vediamo qual è la formula che descrive l'irraggiamento dei corpi. È la legge di Stefan Boltzmann, che ci dà il flusso di energia, cioè quanta energia viene messa al secondo, da un corpo che si trova a una temperatura qualsiasi T. Infatti abbiamo visto che tutti i corpi, tutti gli oggetti, più o meno caldi, a qualunque temperatura si trovino, emettono sempre onde elettromagnetiche, cioè radiazione termica, soprattutto se sono caldi. Infatti, vediamo qui il rapporto di causa-effetto, la temperatura è la causa e l'effetto è l'irraggiamento di energia al secondo. Stavolta non è una relazione di proporzionalità diretta perché la temperatura appare elevata alla quarta. Attenzione poi che questa temperatura va espressa sempre in Kelvin in questa formula. Se la esprimiamo in gradi centigradi commettiamo un errore. Il fatto poi che la temperatura compaia alla quarta potenza significa che se abbiamo due oggetti identici, per esempio due stelle, la cui unica differenza è la temperatura superficiale, se per esempio la stella B ha una temperatura doppia della stella A, l'energia che la stella B emette al secondo non è il doppio dell'energia emessa dalla stella A, ma è 16 volte di più. Infatti, il fattore 2, 2 alla quarta fa 16. Altro esempio, se un oggetto ha una temperatura tripla di un altro oggetto identico, il suo irraggiamento è 81 volte maggiore. Infatti, 3 alla quarta fa 81. Oltre che dalla temperatura, l'irraggiamento di un corpo caldo dipende anche dalla sua superficie. Infatti, più è grande la sua superficie e più energia emette. Per esempio, due stelle, stavolta alla stessa temperatura, ma la stella B ha una superficie doppia rispetto alla stella A, allora emette un flusso di energia per irraggiamento che è doppio. Infatti, il flusso di energia irradiata è proporzionale alla superficie d'emissione. Inoltre, l'irraggiamento dipende dal coefficiente di emissività E, che in pratica ci dice quanto il nostro oggetto o la stella, per esempio, è un buon emettitore di onde elettromagnetiche. Questo coefficiente è un numero compreso fra 0 e 1 e si avvicina a 1 se la superficie è un perfetto emettitore E uguale a 1. Invece si avvicina a 0 se la superficie è un pessimo emettitore. Gli emettitori perfetti hanno E uguale a 1 e sono definiti corpi neri. Può sembrare strano che un emettitore perfetto, come praticamente è una stella, venga definito corpo nero, quando invece appare brillante. Ma il motivo è che un perfetto emettitore è anche un perfetto assorbitore di radiazione elettromagnetica che incide su di lui e quindi in questo senso è un corpo nero. Infine, Z è una costante che si chiama costante di Stefan Boltzmann e sperimentalmente ha questo valore qua. Le unità di misura si possono verificare ricavando Z con la formula inversa. Molto più spesso Z è indicata con la lettera greca minuscola sigma, la costante di Stefan Boltzmann. Il libro qua ci dice che per avvertire la sensazione di irraggiamento dovuta ad un corpo caldo non è neanche necessario toccare l'oggetto, basta avvicinare la mano. In questo modo riceviamo il calore non per conduzione, perché non c'è contatto fra la nostra mano e l'oggetto, neanche per convezione, perché non ci sono flussi d'aria o d'acqua o di liquido che ci portano il calore sulla mano, ma invece avvertiamo proprio la sensazione di calore per irraggiamento, perché riceviamo le onde elettromagnetiche emesse dall'oggetto caldo. Qua il libro presenta un esempio di una lastra metallica perfettamente emittente. Ci dà l'area e la temperatura in Kelvin, e se fosse in gradi centigradi ricordiamo che dobbiamo sempre portarla in Kelvin per applicare la formula di Stefan Boltzmann, e ci chiede semplicemente di calcolare la potenza emessa dalla piastra, cioè il flusso di calore, cioè quanti joule al secondo emette questa piastra. Basta applicare la formula e scopriamo che questa piastra emette praticamente un po' più di 100 watt.
cioè un po' più di 100 joule ogni secondo.